Benvenuti sul TG List di Teleregione Live. Non sarai mai leggenda perché noi vivrai in eterno. Così si legge nello striscione tenuto dai tifosi dell'Olbia fuori dalla chiesa della Sacra Famiglia durante l'ultimo saluto al capo degli Ultras, Giuseppe Cozzolino. Una folla immensa si è radunata martedì 20 agosto nel piazzale della chiesa per dire addio ad un amico scomparso improvvisamente. L'uomo che aveva 65 anni ha perso la vita lo scorso 15 agosto lungo la strada provinciale 24 che collega Olbia a Loiri. Cozzolino si trovava a bordo della sua Opel quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrato frontalmente con una Range Rover. Per il 65enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Una notizia che in poco tempo ha fatto il giro della città e non solo, portando grande dolore. Giuseppe Cozzolino era un uomo ben voluto e apprezzato, lo si è visto durante l'ultimo saluto. Una chiesa, quella della Sacra Famiglia, che non è riuscita a contenere tutti gli amici e conoscenti presenti alla cerimonia. Il feretro è stato accolto da applausi, cori, striscioni e fumogeni. Una funzione religiosa celebrata da Don Andrea Raffatellu, che ha ricordato Giuseppe Cozzolino come una persona generosa, simpatica, una guida per tutti. Sulla bara sono state adagiate dediche e magliette, ovviamente anche quella della sua Olbia. Al termine della celebrazione il corteo ha proseguito a piedi lungo via Roma per giungere allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, dove è stato reso l'ultimo toccante omaggio. Tutto il contorno è bello, l'interno del bastione non è il massimo. Rifiuti, graffiti e atti vandalici, che il bastione di Saint-Rémy, uno dei luoghi simbolo della città di Cagliari, sia in stato di abbandono e degrado, non è una novità. L'ultimo episodio però risale a qualche giorno fa, quando un giovane turista polacco ha pubblicato sui social un video che lo ritrae nel tentativo di fare qualche acrobazia con il suo skateboard nella terrazza. Acrobazie che però hanno portato evidenti danni, infatti nel video, poi rimosso, ma visibile anche da quanto è rimasto questa mattina nella piazza, il turista con il suo skate ha distrutto una delle panchine di marmo. Dal comune intanto fanno sapere che la polizia locale è già al lavoro per risalire all'identità dei colpevoli e potrebbe scattare presto la denuncia contro i ignoti, non solo per la seduta distrutta ma anche, come si vede nel filmato, per dei graffiti fatti nella zona di Via Dante. Non si tratta però dell'unico atto vandalico ai danni del bastione di Saint-Rémy, basta guardarsi un po' intorno per vedere muri imbrattati ormai da tempo e rifiuti gettati e incastrati dietro le barriere protettive. E allo stato di degrado si aggiunge la mancanza di locali e tavolini per godere del panorama all'aperto. L'ultimo, il De Candia e le concessioni revocate. Insomma, uno dei luoghi che dovrebbero essere il fiore all'occhiello del capoluogo non si presenta nelle migliori condizioni. A dirlo sono residenti e turisti che si godono sì il panorama cagliaritano, ma con un occhio anche a ciò che c'è intorno. Sono stata subito immediatamente rapita dal bastione, per cui ho tutta questa meravigliosa panoramica che devo dire ti rapisce in un attimo. Poi naturalmente diciamo, vediamo che l'inciviltà e il vandalismo non ha nessun tipo di confine, quindi dobbiamo cercare un attimino di essere sul territorio proprio per effettuare dei controlli capillari, perché questo non deve consentire di deturpare un ambiente meraviglioso come questo. Cosa brutta lasciarlo allo sfacello e in questo stato di abbandono per i cagliaritani, ma soprattutto per i turisti, perché arrivano turisti. Io non sono di Cagliari, vengo da Sassari e ci vengo volentieri a Cagliari e vedo negli anni un po' l'abbandono che si sta lasciando andare un po' tutto, ecco, quello sì. Cittadini meglio delle fototrappole, pronti a segnalare gli angoli di Olbia trasformati in mini discariche abusive per le ragioni che ormai in città si conoscono, ma che evidentemente non si riesce a contrastare. Il popolo degli incivili che rigurgita immondizie in ogni anfratto e parcheggio ignora i provvedimenti amministrativi, sanzioni e telecamere. Ed ecco allora che ci provano gli stessi olbiesi a diffondere le immagini che non gratificano la visione di Olbia come città turistica. E se nel mirino continua ad esservi il parcheggio in zona Olbia Mare, spesso
usato come rimessaggio da camperisti abusivi, diventato terra di nessuno con l'annuncio della chiusura da parte del comune. Anche altri quartieri della città vengono selezionati per il lancio del sacchetto e altre pratiche poco edificanti. E ancora una volta sono i cittadini a muovere le segnalazioni. Arrivano dal parco posizionato davanti al cimitero cittadino, sotto il ponte di Padron Janus e ancora in via Vicenza. Le soluzioni adottate col nuovo regolamento comunale sulla gestione di rifiuti che aumenta le sanzioni, andando a punire chi anche involontariamente si rende responsabile di abbandono di immondizia, non hanno ancora prodotto i risultati sperati. E intanto proliferano i gruppi di cittadini che anche sui social, ma anche attraverso le denunce presentate al comune, muovono segnalazioni e chiedono il ripristino del decoro urbano. In Sardegna il costo medio dell'assicurazione auto è aumentato del 9,8%, portando la spesa media annua a 547 euro, circa 50 euro in più rispetto a luglio scorso. I dati provengono dall'osservatorio congiunto di facile.it e assicurazione.it. Tuttavia è stata registrata un'inversione di tendenza, con alcune province dell'isola che hanno visto riduzioni fino al 13% su base semestrale. Nonostante gli aumenti generalizzati, le differenze tra le province sono evidenti. Cagliari è la più cara, con una media di 606 euro, seguita da Nuoro 525, Sassari 522, Sud Sardegna 480 e Oristano 468 euro. La Sardegna rimane comunque sotto la media nazionale, che si attesta a 629 euro. Cagliari ha registrato l'aumento annuo più elevato, con un incremento del 16%, seguita per un soffio da Oristano. Sassari ha visto un aumento del 6%, così come Nuoro, mentre il sud Sardegna ha avuto un incremento annuo inferiore all'1%. Il premio più basso è stato rilevato per una donna di 58 anni che paga 45 euro l'anno per la sua Fiat 600 del 2000. Attualmente il 56% dei sardi si trova nella prima classe di merito, mentre il 27% è in una classe più alta o pari alla 14ª. La percentuale di auto non assicurata è del 24%. I viaggiatori stranieri continuano ad essere fondamentali per il turismo in Sardegna, contribuendo nel 2023 con 1,67 miliardi di euro, registrando un incremento del 35% rispetto al 2022, quando la spesa era di 1,23 miliardi. Il dato emerge dal dossier di Confartigianato Imprese Sardegna, basato su numeri Istat. Il 48% delle presenze turistiche nell'isola è rappresentato proprio da stranieri, posizionando la Sardegna al nono posto in Italia per flusso turistico internazionale. La spesa maggiore è stata per alloggi, seguita da ristorazione e shopping. Per il 2024 si prevede un ulteriore aumento di 9 milioni di euro, con una stima di 1,68 miliardi e un'incidenza sul PIL regionale del 4,46%. Oggi il turismo straniero porta quel valore aggiunto nel nostro territorio sardo. Dobbiamo sicuramente migliorare in quelle che sono i servizi, ma anche in quello che sono le infrastrutture, sia trasporti, e in questo dobbiamo lavorare tutti assieme come imprese per creare anche una rete che accolga tutti questi stranieri. Ecco, dobbiamo lavorare insieme con la politica per dare questi tipi di servizi migliori e per poter valorizzare il nostro territorio. Prende forma la nuova cittadella universitaria di Olbia. Sono stati infatti aperti i bandi dell'ERSU per l'assegnazione degli alloggi universitari nell'ex GeoVillage per l'anno accademico 2024-2025. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 2 settembre 2024 per l'ERSU di Cagliari e il 6 settembre 2024 per l'ERSU di Sassari. Gli alloggi del GeoVillage allestiti dal CIPNES Gallura hanno l'obiettivo di fornire agli studenti universitari un ambiente moderno e funzionale. Le camere disponibili sono sia singole che doppie, tutte con bagno privato. Gli studenti possono inoltre usufruire di spazi verdi, campi sportivi e altre strutture ricreative. La maggior parte degli alloggi sarà assegnata tramite i bandi ERSU di Sassari e Cagliari. Tuttavia, per coloro che non rientrino nei bandi, sono disponibili ulteriori opzioni contattando direttamente il CIPNES Gallura. L'iniziativa del CIPNES Gallura di
riconversione di una parte del Geo Village per l'ospitalità universitaria è stata finanziata con oltre 2 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca con fondi PNRR e rappresenta un passo significativo per promuovere l'istruzione superiore in Gallura e consolidare Olbia come centro universitario di eccellenza. Di fatto, l'ex Hotel 4 Stelle è diventato un campus universitario. A partire dal prossimo anno accademico, Olbia ospiterà due nuovi corsi di laurea, quello di Ingegneria Navale dell'Università di Cagliari e di Infermieristica dell'Università di Sassari. Questi corsi si aggiungono ai programmi già esistenti offerti dall'Università di Sassari, che includono Economia e Management del Turismo, Economia Aziendale e Curriculum Tourism Management, Innovation Management for Sustainable Tourism. Grazie per l'attenzione, arrivederci.